Nuovo appuntamento con l'informazione targata Star Casino Sport, soprattutto il calciomercato in primo piano, visto e considerato insomma che ci avviciniamo alla chiusura di questa settimana con le amichevoli estive, la tournée per la Juventus che è già partita alla volta degli Stati Uniti ma pensa di perfezionare ancora alcune operazioni di mercato. La squadra bianconera non fa parte del gruppo Chiesa, non fa parte del gruppo Rabiot, ci sono invece tutti i nuovi con Bremer, con Pogba e con lo stesso Di Maria. A lanciare la sfida è Max Allegri, che ha detto chiaramente: lo scudetto è un dovere per noi. Ma no, Juventus che non si ferma, pensa a Milenkovic in difesa, pensa a Paredes a centrocampo e pensa anche al ritorno di Alvaro Morata nel reparto d'attacco. Quindi una Juventus sempre più viva dal punto di vista del mercato. Nel frattempo è in tournée proprio negli Stati Uniti. A Milenkovic ci pensa anche l'Inter, che con Beppe Marotta cerca un po' di tessere la tela per quanto riguarda i difensori. L'obiettivo è quello di blindare Skriniar, ma come obiettivo c'è anche quello di poter prendere un altro elemento come lo stesso Milenkovic, che come detto pensa a cui pensa anche la Juventus. Quindi potrebbe esserci un altro derby d'Italia di mercato dopo quello di Bremer, anche per arrivare eventualmente a Milenkovic. Inter che prosegue nel carnet delle amichevoli estive, affronterà prima l'AN e poi il Lione, la squadra di Simone Inzaghi. Ore frenetiche invece in casa a Milan per arrivare a De Ketelaere, perché ci siamo, ormai siamo al traguardo, addirittura di arrivo. Oggi e domani potrebbe essere la giornata decisiva. Il Milan, che tra l'altro domani affronterà un test con una formazione ungherese per poter mettere ulteriore benzina nelle gambe, però come detto dopo il blitz che c'è stato di Maldini e Massara in Belgio, l'operazione De Ketelaere è assolutamente attiva, anzi il Milan proverà a chiuderla nel giro delle prossime ore. Una Roma invece che lavora con Dybala al centro del progetto, richiama l'entusiasmo anche dal punto di vista del merchandising, lanciatissima la Roma anche nella vendita già delle maglie numero 21 appunto di Paolo Dybala. Una Roma che poi a centrocampo pensa anche al profilo di Wijnaldum per rinforzare ulteriormente l'organico, non vuole fermarsi né dal punto di vista del mercato né dal punto di vista delle ambizioni la squadra giallorossa, ora che ha abbracciato proprio Paolo Dybala nel motore di José Mourinho. E parliamo anche di calcio estero, in particolar modo Matthijs de Ligt si è presentato con un gol nell'amichevole vinta dal Bayern Monaco, anch'esso in tournée. Lo andiamo a sentire proprio l'ex difensore della Juventus. Sono orgoglioso ed onorato di far parte di questo grande club con una grande storia. Penso che il Bayern in questo momento sia una delle squadre più forti d'Europa. Essere considerato il presente e il futuro di questa società è meraviglioso. Sono venuto qui perché sentivo che mi volevano davvero. Questa squadra ha in mente un ruolo importante per me. La gente dice che sono olandese ma che ho anche mentalità tedesca. Mi troverò benissimo qui in Germania. Beh, in primis sono un difensore. Innanzitutto ho intenzione di pensare alla fase difensiva. Questo è il motivo principale per cui il Bayern mi ha acquistato. Penso che con la mia capacità nel gioco aereo qui sarò in grado di fare molti più gol di quanti ne ho fatti alla Juventus. Ora che abbiamo perso Lewandowski serviranno più giocatori in grado di trovare il gol. Mister Nagelsmann mi ha detto che si aspetta da me 8 reti. Beh, accetto la sfida. Queste dunque le parole di De Ligt e così siamo in chiusura del nostro angolo informativo targato Star Casino Sport.